Il manifesto è nato 5 anni fa da un'esigenza concreta di tante persone che, come me, io mi amo definire solo così un po' la mamma di questo manifesto, colei che ha apparecchiato la tavola, ecco. Ma in realtà tantissime persone con una grande sensibilità hanno detto: ok, proviamo a vivere meglio la rete. Perché iniziavano i primi episodi di hate speech, di fake news, di cyberbullismo, eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a scambiarci delle idee. Sono nati dei principi, abbiamo condiviso questi primi principi con la rete, ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti e così a febbraio di 5 anni fa ormai è nato il manifesto della comunicazione non ostile. Cos'è? Sono 10 semplici principi di stile, 10 suggerimenti per aiutarci a vivere meglio quella che ormai possiamo definire la nostra nuova stanza. Ognuno di noi nella propria vita ha la stanza del digitale, dico io. Che siamo più piccoli o che magari siamo anche noi più grandi, ecco, ciascuno di noi deve fare i conti con il mondo online. Allora, quella stanza ha delle sue regole, quella stanza va conosciuta e ormai va anche abitata, però per abitare quel mondo ci vogliono educazione e ci vuole cultura. E non è sottinteso tutto questo. Allora, è giusto lavorare con i più piccoli, ma anche con noi adulti, dico io, proprio per capire quale può essere il modo migliore per abitare questo mondo. E sapendolo, allora si va incontro anche a una comunicazione che migliore. Una delle premesse di Parole Ostili è proprio che le relazioni sono il cuore della nostra vita. Ecco, che tutto questo passi attraverso il mondo online non è scontato. E le parole sono importanti, perché quelle parole possono ferire. Le parole possono essere pietre, pietre per costruire dei muri o pietre per costruire dei ponti. Allora sta a noi. La sensibilità, a questo tema fa sì che possa davvero cambiare qualcosa. Allora io oggi sono particolarmente felice perché questa regione, la regione Toscana, è la prima in assoluto, insomma, in Italia a firmare il manifesto della comunicazione non ostile ed è un segnale forte. Ci credo, è una grande responsabilità perché questo, ecco, farà sì che, e mi auguro, che un po' tutti alzino la soglia dell'attenzione rispetto alle parole che useranno, ai modi e anche agli strumenti con cui lo faranno. È un augurio, ma spero tanto che sia anche, ecco, un bel apripista per il resto dell'Italia.